In questa puntata di Targato PV, in Piazza Duomo la commemorazione a 26 anni dal crollo della Torre Civica, la città ricorda le vittime della tragedia e poi la presentazione della nuova gestione del cinema Politeama con due novità, un nuovo sito internet e la possibilità di acquistare i biglietti sul circuito Viva Ticket e infine lezioni ed esperimenti nel cortile del Ghislieri. Torna in discenza la rassegna scientifica degli alunni del collegio, pensata per i ragazzi delle scuole. Quello che è successo allora era la tristezza, lo sconforto, lo sconvolgimento che questa tragedia ha provocato nella città di Pavia. Un colpo veramente gravissimo e ovviamente ancora più grave perché inaspettato. Una ferita aperta, profonda 26 anni, tanto il tempo passato dal crollo della Torre Civica di Pavia, il boato e l'imponente monumento che si accartoccia su se stesso, spezzando le vite delle giovanissime amiche di San Genesio, Adriana Uggetti e Barbara Cassani, dell'edicolante di Piazza Duomo, Giuseppina Comaschi, e del ristoratore Giuliano Fontana. Un dramma che ci lascia in eredità un insegnamento importante, ha sottolineato il sindaco di Pavia durante il suo discorso, ovvero di avere cura di ciò che la storia ci ha lasciato, a cominciare dai monumenti e nello specifico della zona attorno al Duomo. Sì, è una ricorrenza che tutti gli anni giustamente i pavesi celebrano. È successa una cosa terribile, è successo qualcosa che ha sconvolto la città. Il messaggio che ne possiamo trarre ovviamente è della cura, dell'attenzione al centro storico, ai monumenti e a tutto quello che ci è rimasto dal passato. Certo, la situazione della torre è stata in qualche modo eccezionale perché è derivata da una storia centenaria che ha portato poi a quello che è accaduto, però ancora oggi ci sono tanti altri elementi a cui fare attenzione. Da questo punto di vista l'impegno che insieme alla Fabbriceria del Duomo vogliamo prenderci è quello di sistemare le zone appunto attigue alla cattedrale per poter offrire alla città un panorama diverso e migliore dall'attuale. La città si è stretta ancora una volta attorno alle famiglie delle vittime, anche con le parole del vescovo Monsignor Giovanni Giudici, intervenuto ad inizio cerimonia. Questa occasione è un'occasione in cui facciamo memoria e rinnoviamo anche la fiducia nella vita che non termina ma che muta soltanto. Evidentemente non c'è consolazione. L'unico atteggiamento che si può assumere è proprio quello di mettere coraggio nella vita che si ha ancora davanti e questo è quello che auguriamo sempre alle persone che vivono queste tragedie. Indubbiamente un fatto così clamoroso, anche dal punto di vista diciamo semplicemente paesaggistico, il pensiero di cosa avrebbe potuto essere questo disastro se si fosse svolto in maniera diversa, cioè se la torre non fosse crollata su se stessa, fanno pensare con molta attenzione alla fragilità un po' della nostra vita. E questo peraltro è un pensiero che ha girato anche per tutto il paese. Io che non vivevo a Pavia in quegli anni ricordo benissimo questa notizia come veniva data e quindi certamente abbiamo vissuto un fatto straordinariamente doloroso e anche nello stesso tempo che ha danneggiato il meno possibile, ecco, al di là della perdita delle vite umane, la nostra città. Un ricordo ancora vivo, soprattutto nelle parole e nei pensieri dei parenti delle vittime. Lo dicevo adesso sulla macchina, per noi è sempre come il primo giorno, perché non si può dimenticare i figli, eh? Le figlie sono la cosa... Il ricordo è sempre vivo. Parliamone, meglio non parlarne, non cambia niente. Sì, le più se ottunti si cerca di sopportare perché per forza di cose è questo. Vado in cappella sempre, una preghiera sempre, ecco. E sì, oggi è proprio il giorno. Presente anche il sindaco di San Genesio, Cristiano Migliavacca, che ha voluto portare il suo ricordo personale e della cittadinanza. È un momento toccante e soprattutto anche per me sottoscritto, che erano veramente amiche, quasi coetanei, di due ragazze che purtroppo in un momento tragico, 26 anni fa, hanno perso la vita.
un ricordo che non va mai spento, un ricordo che dobbiamo stare sempre vicino alle nostre famiglie, perciò oggi la comunità di San Genesio ha voluto essere presente e sarà presente anche negli anni per ricordare Barbara Cassani e Adriano Uggetti. A tutti voi che siete qua, sì. E dopo di te un cicino al Politeama. Buona la prima per il cinema Politeama di Pavia, l'ultima sala superstite in città, rinata dalle proprie ceneri grazie alla sinergia tra la Fondazione Banca del Monte, che ha finanziato l'operazione d'acquisto, il Comune di Pavia, e la Fondazione Teatro Fraschini, che gestirà a livello operativo la sala. L'avvio ufficiale ieri sera, con il saluto delle autorità protagoniste del salvataggio e la proiezione del film di Cristina Comencini dal titolo Latin Lover. Noi vorremmo dare un'impronta civica a questo teatro, cioè essendo la Fondazione Teatro Fraschini non solo un luogo di spettacolo, ma un luogo dove si fa cultura, il cinema ormai fa parte a tutti gli effetti dei luoghi dove si fanno cultura, e il Teatro Fraschini non poteva far sì che questo luogo di cultura venisse chiuso, e quindi ha raccolto l'input che veniva dal sindaco di Pavia e dal presidente della Fondazione Banca del Monte, e rimboccandosi le maniche, perché devo dire che ci siamo rimboccati le maniche, io devo dire un grazie ai miei collaboratori e anche al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale, che tutti mi hanno aiutato per riuscire a realizzare questo passaggio senza che ci fosse soluzione di continuità tra la prima gestione e la nostra gestione, ma trovando anche delle nuove proposizioni, perché noi vorremmo riuscire ad avere un pubblico che, come al Teatro Fraschini, quando viene a teatro si sente a casa propria. Anche il Politeama deve diventare la casa dei pavesi, dove trovare la gioia e l'orgoglio di questo luogo di cultura. Un luogo di cultura per tutti. Ci sarà infatti la consueta programmazione per i bambini, con la rassegna dei cartoni animati, ma anche iniziative per i più grandi, come Sguardi Puri, e la collaborazione con l'Uni3. Novità anche sui servizi offerti: grazie al nuovo sito internet sarà possibile infatti prenotare il biglietto comodamente da casa, evitando le classiche code ai botteghini. Sì, la Fondazione ha avuto un ruolo, direi, abbastanza importante, ma non solamente da un punto di vista puramente finanziario, nel senso che la Fondazione, attraverso ovviamente la Fondazione Fraschini, diciamo che ha operato anche in maniera proattiva per quanto riguarda questa cosa. Quindi diciamo c'è anche un pochino il nostro pensiero e diciamo un po' di nostra attività in questo discorso. Questo cinema dovrà essere, in certa misura ovviamente, dovrà essere quello che è sempre stato. Quindi noi vogliamo garantire una continuità a questa che è, diciamo, una tradizione di Pavia, l'unico cinema in città, e direi non solo in città, nel centro della città, che quindi è un luogo a cui i pavesi sono affezionati, è un luogo in cui si ritrovano volentieri famiglie, giovani studenti, piuttosto che anche persone non più giovani, che si trovano questa opportunità di una sala cinematografica, diciamo, proprio sotto casa, insomma. Nello stesso tempo, però, attraverso la Fondazione Fraschini, si vuole far sì che sia un'opportunità in più all'offerta che già dà il Fraschini, che è un'offerta di altissimo livello alla città di Pavia per quanto riguarda il teatro. Questo cinema quindi diventerà un'altra branca di questa offerta e quindi si integrerà nel programma, diciamo così, passi il termine magari un po' anche ambizioso, culturale della Fondazione Fraschini. Soddisfatto anche l'assessore alla cultura Galazzo, che ha sottolineato l'impegno offerto dal comune per il rilancio della sala di Corso Cavour. Ma diciamo un rilancio più che un salvataggio, perché a me piace descrivere iniziative in positivo per quello che poi sono. Insomma, quello che è accaduto a Pavia è che noi a giugno, appena insediati, abbiamo preso atto di una difficoltà dell'esercente a proseguire l'attività cinematografica. E lì la decisione è stata se rassegnarsi al fatto che Pavia perdesse l'ultimo cinema oppure cercare con la collaborazione delle istituzioni un progetto di rilancio non per un cinema, ma per il cinema in questa città, per l'attività cinematografica. Abbiamo pensato che la Fondazione Fraschini, per la sua natura di istituzione culturale prestigiosa nella nostra provincia, fosse il soggetto giusto per prendersi questa responsabilità,
E abbiamo trovato nel nostro partner, nella Fondazione Fraschini, che è la Fondazione Banca del Monte, la disponibilità a dare il via a questa impresa. Quindi quello che succede è che grazie a una collaborazione delle istituzioni cittadine, e anche il Comune farà la sua parte, perché il teatro avrà risorse maggiori per quest'anno e per il prossimo per affrontare questa sfida, è successo che una sala che era in chiusura viene oggi rilanciata, con rassegne che vanno molto bene, con esperimenti nuovi per questa città come la diretta al Teatro Bolshoi, come il concerto dei Queen che si è tenuto ieri, il concerto dei Queen del 1981 che è stato proiettato qui, e comunque con una partnership importante col Cinemateo di Milano, che appunto trasforma quella che era una sala in chiusura in un luogo in cui si rilancia sull'attività cinematografica come un pezzo importante della vita culturale cittadina. Io penso che è chiaro che un momento che per un ente locale è faticoso immaginare investimenti in cultura, ma non per questo bisogna rinunciare. Se c'è un progetto, se è valido e se contribuisce alla vita della città, bisogna scommettere, ed è quello che è accaduto. Quindi io ringrazio la Fondazione Banca del Monte perché ha deciso di credere in questa cosa e l'ha resa possibile. Rivendico l'impegno del Comune Pavia in questa esperienza e ringrazio tutto il personale, il Consiglio di Amministrazione del Teatro Fraschini, perché si è sobbarcato un'impresa difficile e noi dobbiamo sostenerlo. Sì, in effetti, se analizziamo in questa tempesta che dura da lungo tempo, ha fastidiato molte aziende. Ovviamente premiare quelle che sono rimaste in vita e che hanno un'esperienza pluridecennale è significativo, darle un riconoscimento, perché vuol dire ripagare della loro volontà di essere sul mercato, ripagare la loro forza per sopperire a determinate esigenze che il mondo economico in questo momento sta attraversando. La speranza e l'ottimismo che ci ha sempre sostenuto è quella spinta che indice queste aziende di continuare, di essere sul mercato, di essere vicino alla clientela e soprattutto mantenere quel rapporto col territorio che è significativo. Abbiamo visto l'avvento della grande distribuzione, abbiamo supportato anche questo input che è negativo che arrivava, però poi i negozi di vicinato stanno riprendendo soprattutto il sopravvento e essere vicini alle persone che possono essere di aiuto sia dal punto di vista morale che dal punto di vista soprattutto merceologico. Questo è quello che noi ci auguriamo e che speriamo continui sempre più, in modo da continuare a premiare queste persone che hanno dedicato una vita e dedicheranno nel prossimo futuro altrettanto tempo. Allora, l'attività ha cominciato nel 71, ho lavorato alle Bozzole vicino Carlasco, dal 73 fino al 28 novembre 2015 al Bersit di Mortara, con albergo, ristoranti, pizzerie e bar. Ecco. Che tipo di soddisfazione ha avuto quando ha ricevuto il premio? Soddisfazione è tanta, che a me si è stata apprezzata, il resto è tutto stato un lavoro fino a 7-8 anni fa. È andato avanti adesso. Però è un lavoro che ha dato soddisfazione? Soddisfazione mi ha dato, anche tanto lavoro è stato fatto. Io sono 57 anni. Come ha sentito, insomma, come ha ricevuto il premio? È rimasto, immagino, sorpreso. Ah, ma sì, ma lo aspettavo, sì. Ma guardi, il mese scorso sono andato a ritirare anche questo della Camera di Commercio per l'attività del negozio che ha fatto 77 anni. Sono soddisfazioni, però, una vita di lavoro. Ma sì, una vita è una soddisfazione. Era meglio quando andava peggio, ma comunque si può dire comunque, ma è così. La crisi c'è ancora, si sente ancora? C'è molto, molto, nei paesi specialmente, sa, è una zona agricola la mia, quindi non c'è possibilità altra. Tengo duro finché riesco, ok. Poi passerà, immagino, ai familiari? No, non ho seguito, quindi chiude la mia attività, se riesco faccio 80 anni e poi chiudo, se riesco.
Dunque, la ditta Panvie è iscritta all'Ascom dal 1974, era stata creata e fondata dai soci Bordoni e Tronconi. Bordoni in realtà in parentela con me, io sono subentrato dal 1981, preso in mano le redini dell'azienda, sempre stato fedele all'Ascom, come anche all'associazione panificatori che è dai Nascom, della quale ho ricoperto anche per circa 10 anni la carica di presidente. E diciamo di sì, l'attività è stata veramente in genere colpita. Per quanto posso parlarne personalmente, dico che l'azienda mia si è sempre evoluta, da un inizio di 5 dipendenti siamo arrivati a 12, li stiamo mantenendo, anzi in quest'ultimo 2015 abbiamo anche aumentato di un'unità, visto il ricambio, anche un po' le agevolazioni fiscali e tutto, cerchiamo di darci da fare e di coprire il territorio, ma naturalmente alla base di tutto questo c'è l'impegno proficuo soprattutto da parte del datore di lavoro, che se si occupa di guidare la squadra, di correggere, di portarla sempre al meglio, allora si può riuscire ad avere qualche risultato. Chiaramente il datore di lavoro è sempre quello che dà l'esempio rispetto ai suoi collaboratori più o meno fedeli. Allora, sopra abbiamo versato in un bicchiere dell'acqua, l'abbiamo messo su una tessera e l'abbiamo ribaltato. Quindi c'è un bicchiere sotto con del whisky e un bicchiere sotto con dell'acqua. Adesso prendo un piccolo forillino, vediamo che il whisky, essendo più l'acqua essendo più densa del whisky, tende a scendere, il whisky tende a salire. Quindi in pochi minuti i liquidi si rovesceranno e avremo che il whisky sarà sopra e l'acqua sarà sotto. Già vediamo che qui c'è un po' di liquido depositato sopra. Sono Luciano Barluzzi, uno studente del Collegio Ghislieri e il presidente dell'Associazione Ghislieri Scienza, che è un'associazione studentesca volta soprattutto all'organizzazione di questo festival Indiscienza, che è arrivato quest'anno alla seconda edizione e ha come scopo quello di invogliare gli studenti, ma in generale tutta la cittadinanza, a capire la scienza e vederla soprattutto in un modo divertente. Già dall'anno scorso, insomma, avevamo preparato degli esperimenti divertenti, coinvolgenti. Quest'anno abbiamo cercato di avere una manifestazione più strutturata, quindi incentrata sul cibo, data anche l'importanza dell'Expo, eccetera, in questo anno un po' particolare. In generale, quindi, appunto, di fare degli esperimenti legati al cibo e far vedere l'aspetto divertente della scienza, che non è solo stare sui libri, imparare le formule, eccetera, ma vedere colori che cambiano o reazioni particolari, eccetera, anche con il cibo, come magari vedremo dagli esperimenti con il cavolo piuttosto che con altri alimenti. In generale, appunto, dicevo, la manifestazione è rivolta agli studenti dei licei e delle scuole, in particolare a quelli degli ultimi anni, in modo che la manifestazione abbia anche un carattere, diciamo, di orientamento, sia ovviamente di sensibilizzazione verso le materie scientifiche e verso quindi l'Università di Pavia, che verso il Collegio Ghislieri, che è la nostra casa e che quindi vorremmo far conoscere più ampiamente a un vasto pubblico, e cercare anche di invogliare dei ragazzi a, perché no, provare il concorso e tentare di entrare qui. Cos'è che succede? Allora, l'aria calda sale perché la sua pressione è più bassa, e questo è il classico motivo perché le fiamme vanno verso l'alto. Qual è l'altro punto? Qua dentro l'aria è molto più calda che all'esterno, quindi cioè fuori c'è una pressione maggiore e l'aria entra e quindi crea una componente circonferenziale che ci dà l'effetto vortice che avete appena visto. Allora, questo qui è un fluido manutoniano preparato con acqua e amido di mais. Che cosa succede? Che questo liquido, quando si esercitano forze in un piccolo tempo, si comporta da solo. Quando invece vi si va piano piano, si comporta da solo. Questo perché? Perché le molecole di amido di mais, essendo molto lunghe, quando si esercitano forze troppo forti, vanno a scorrere bene tra di loro. Quindi vediamo che, per esempio, prendendo un paniere facendo la mia palla, stanno sempre esercitando la forza, poi la posizione. L'iniziativa nasce
appunto da noi studenti l'anno scorso in un gruppo inizialmente ristretto, abbiamo avuto l'idea e poi coinvolgendoli a tutti gli altri studenti di materie scientifiche siamo riusciti a mettere in piedi questa manifestazione che già l'anno scorso ha avuto degli ottimi risultati e che quest'anno è in crescita, anche perché abbiamo avuto molte più idee, per esempio per la pubblicizzazione, altri canali di patrocinio, eccetera. E siamo molto contenti anche nel vedere gli studenti divertiti e sorpresi dalla scienza, quindi gente che rimane a bocca aperta con gli esperimenti, con la piscina di amido che si diverte, ma non solo, anche adulti, addirittura dei nostri professori che invece vengono qui e si divertono come bambini a vedere la piscina e i vari esperimenti, quindi è una bella soddisfazione.